Affezionati della cucina per tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento. Cosa andiamo a fare oggi? Guardate qui che bello, che begli ingredienti abbiamo. Ma sapete cosa hanno in comune zucchina, pomodori e questa bella cipolla rossa? Niente, semplicemente oggi saranno le protagoniste di un tris di bruschette davvero goloso che andiamo a realizzare insieme. Come potete vedere, questi sono più o meno gli ingredienti che andremo a utilizzare oggi. Abbiamo dell'ottimo pane toscano, come vi ho fatto vedere prima queste tre verdure, del basilico, lo stracchino lo andremo ad unire alle zucchine, poi pepe, olio e aceto balsamico di Modena. Ora non vi darò le quantità precise di questi ingredienti perché poi ce la possiamo cavare in base a quante persone siamo in famiglia, però mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Per prima cosa prepariamo tutte quante le verdure, quindi andremo a tagliare la zucchina privandola delle due parti non commestibili. Prendiamo una grattugia e con questa parte andremo a grattugiarla. Ho trasferito le zucchine in un piatto e le mettiamo da parte. Dopodiché prendiamo la cipolla e andiamo a togliergli tutta la parte esterna. Una volta pulita e privata della buccia, noi la andiamo a tagliare a metà e la andiamo a tagliare a mezzo anello, come vedete, in questo modo. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto dopo aver tagliato la cipolla di mezzo centimetro circa questi mezzi anelli. Abbiamo precedentemente fatto le zucchine, i pomodori invece non li abbiamo tagliati. Questo perché li lasciamo in questo modo e non li condiamo quindi subito perché non vogliamo andarli a creare troppa acqua. Quindi li andremo a tagliare e a condire solo quando stiamo per completare la preparazione delle bruschette. Li ho messi da parte, nel mentre metto da parte anche le zucchine, le andremo a preparare dopo. La prima cosa che facciamo è procurarci una padella dove andremo a inserire dell'olio extravergine d'oliva. Accendiamo il fuoco. Quando l'olio sarà caldo andiamo a mettere la cipolla. Sentite che bel rumore stanno facendo le cipolle. Si stanno per bene rosolando. Noi facciamo questa cosa però. Affinché cedano subito la loro acqua, andiamo a inserire una presa di sale. Io vado a coprire in questo modo. Dopo circa 10 minuti, come potete vedere, le cipolle sono appassite. Vado a mettere un pochino di alloro, veramente poco perché altrimenti dà un sapore troppo forte. Allora, io ho preparato anche mezza tazzina di vino bianco che vado a mettere sempre dentro la padella. Alzo la fiamma e lascio che l'alcol evapori. Ora che l'alcol è evaporato, andiamo a mettere un cucchiaino, come potete vedere, di zucchero semolato e facendoci aiutare da un cucchiaio andiamo a mettere anche l'aceto balsamico. Andiamo quindi a creargli praticamente l'agrodolce. Continuiamo la cottura, lo zucchero e l'aceto balsamico permetteranno di creare appunto quella nota dolce che con la bruschetta vi assicuro sta davvero bene. Ora completiamo la cottura coprendo per altri 3 o 4 minuti. Io ho spento il fuoco, vado a insaporire a fuoco spento con un pochino di pepe. Ora noi andiamo a trasferire le cipolle in una ciotola e poi possiamo preparare le zucchine. Altra preparazione, un'altra padella, mettiamo dell'olio d'oliva, accendiamo il fuoco e anche in questo caso, quando l'olio sarà caldo, andiamo a mettere le zucchine. Olio caldo, andiamo a mettere tutte quante le zucchine che avevamo messo nel piatto. Quindi andiamo a mettere subito due prese di sale in questo caso. Qui non c'è bisogno di mettere il coperchio, ho preparato anche in questo caso una bella tazzina d'acqua che mettiamo sempre all'interno della padella, avendo cura di mescolare, e facciamo andare in questo modo per circa 7-8 minuti. E per insaporire vado a prendere anche un po' di basilico. Avendo messo il basilico abbiamo dato anche una nota primaverile alle bruschette. Le zucchine sono delle verdure che si cuociono davvero in maniera molto veloce, molto semplice. Facciamo andare ancora le zucchine a fuoco vivo per un paio di minuti.
Non devono ovviamente bruciarsi o colorarsi troppo, vogliamo lasciarle verdi affinché la bruschetta abbia un bel colore di contrasto. Io ho spento il fuoco, vado a prendere una boule dove andrò a mettere le zucchine, lo stracchino e vediamo come amalgamare gli ingredienti. Per prima cosa andiamo a mettere lo stracchino sul fondo della boule. Come vedete io sono andato ad inserire nella boule le zucchine ancora calde. Questo ci permetterà di amalgamare meglio lo stracchino perché si ammorbidirà. Abbiamo mescolato i due ingredienti e come vedete è venuta fuori davvero una bella cremina. Due condimenti, come avete visto, li abbiamo preparati. Ci mancano i pomodori, ma io nel frattempo ho acceso il forno a 200 gradi, taglio il pane, taglio i pomodori, faccio il condimento e poi assembliamo e facciamo la prova dell'assaggio. Tagliamo tre belle fette di circa, come potete vedere, mezzo centimetro. Il forno ha raggiunto temperatura, ora noi andiamo ad aprirlo e mettiamo il pane nel centro del forno. Richiudiamo e finché non fa una bella crosticina e assumerà un bel colore bruno, lo lasciamo in forno. Non ci resta che tagliare i pomodori. Io ho preparato qui un setaccio e un'altra ciotola. Vi faccio vedere perché. Perché nel momento stesso, abbiamo detto prima che non vogliamo creare acqua nei pomodori, nel momento stesso in cui noi li andiamo a tagliare in questo modo, vedete, io li taglio in quattro, li andiamo a mettere nel setaccio affinché l'acqua in eccesso possa scolare e non vada quindi a influire negativamente sulla crosta che abbiamo creato al pane, alla nostra bruschetta. Tagliamo tutti quanti i pomodori e poi possiamo assemblare le bruschette. Abbiamo completato l'operazione tagliando tutti quanti i pomodori. Io li vado a rimettere nella ciotola dal quale li abbiamo tirati via prima e li comincio a condire. Andrò a metterci dell'olio d'oliva, un po' di pepe, non molto, una presa di sale, poi andrò a metterci anche un pochino di aceto balsamico di Modena. Questo è un mio tocco, quindi potete anche non metterlo, ma per dare un po' di gusto in più ai pomodori io metto l'equivalente di un cucchiaino da caffè. Per ultimo mettiamo il basilico. Affinché però il basilico non vada ad ossidarsi, non utilizziamo coltelli di acciaio. Possiamo, come faccio io in questo caso, o spezzettarlo a mano oppure tagliarlo con coltelli di ceramica. E con i pomodori abbiamo terminato la preparazione dei nostri tre condimenti. Ora andiamo a tirare fuori dal forno il pane, che ormai ha fatto una bella crosticina, l'andiamo ad assemblare e poi facciamo la prova dell'assaggio. Perfetto, il pane è diventato bello croccante. Dopo averlo tagliato andiamo a stendere il pane in questo modo e cominciamo a condirlo. Andiamo con la cipolla, ma intanto guardate che bel colore hanno assunto dopo che l'abbiamo fatta stufare e dopo che abbiamo messo l'aceto balsamico. Fa un profumo che non vi dico. E per ultimo abbiamo tenuto zucchine e stracchino. Abbiamo completato tutte quante le bruschette. Ora noi queste con zucchine e stracchino le andiamo a mettere in forno per qualche minuto. Gli facciamo prendere un pochino di calore, vengono ancora più saporite. Prepariamoci anche un bel piatto da portata. Io prendo un pochino di glassa gastronomica, vado a fare questo disegno sul piatto, come vedete, e comincio ad adagiare le bruschette. Questa l'abbiamo appena tirata fuori dal forno. Poi mettiamo quella con le cipolle ed infine quella al pomodoro. Io ho preparato un pochino di paprika per dare colore alla nostra bruschetta con stracchino e zucchine. Le bruschette sono pronte, non ci resta che andare ad assaggiarle e leccarci i baffi.
Ragazzi, ma allora ste bruschette come sono venute? Beh, oltre che essere molto invitanti, secondo me sono anche fin troppo buone. Provate e poi mi fate sapere come vi sono venute. Quale assaggiamo di queste? Beh, assaggiamone una sola. Facciamo questa con stracchino e zucchine. Secondo me è veramente buona. Proviamo. Chiudiamo il video, basta, ma devo mangiarmene tutte. No, scherzi a parte. È buonissima. Ora mi vado a pappare anche le altre. Intanto in descrizione vi andrò a mettere le quantità degli ingredienti, perché non ve le ho dette durante il video. Provate a farle, fatemi sapere come vi verranno. Intanto lasciate dei commenti, iscrivetevi al canale, fate passaparola, lasciate dei like e mi raccomando attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che verranno caricati. Da Chef Fabio e dalla Cucina per Tutti, ci vediamo alla prossima video di ricetta. Ciao ciao, io mi vado a finire queste bruschettine, guardate che belle.